Dovrebbe essere la giornata che tra l'altro in preparazione di questa cosa qui per sabato 6 che Radio Popolare sponsorizzava e qui c'era la diretta, si potevano fare iniziative così. Rispetto a questa situazione qua emersa da noi nella nostra zona, tra l'altro dove operiamo nelle nostre zone così, il fatto che sabato prossimo in piazza Miani, cioè una delle piazze centrali delle nostre tre zone, la brigata solidale Soccorso Rosso farà i tamponi sospesi, cioè li fanno tutte le settimane all'interno in Baia Monti, alla Camera del Non Lavoro la domenica e da qualche settimana con l'acquisto anche di una ambulanza, girano per le zone. Tra l'altro 2 settimane fa è stata fatta in Grattosoglio con una partecipazione molto grossa anche di gente, non solo, hanno fatto circa 100 tamponi. Allora è chiaro come noi, essendo proprio nel cuore vicino a San Paolo di quella che è la nostra azione, oggi usciva. La cosa è stata indetta dalla brigata con l'appoggio di tutte le sezioni ANPI di zona, però vabbè, noi che operiamo ormai da anni rispetto alla situazione, i presenti oggi hanno detto vabbè, dobbiamo propaganda alla cosa e utilizzarla anche come si chiama, momento per farci conoscere, espandere, conoscerci, conoscono già, ma i nostri discorsi attuali. Per cui noi molto probabilmente, oltre che a propagandare questa iniziativa che dura dalle 11 alle 18 in piazza Miani, faremo un gazebo e propaganderemo prima la cosa. Per cui, se dovesse essere confermato in qualche modo la giornata anche tramite Radio Popolare, magari non come prevista prima, fermo restando che poi iniziative come quelle che ho detto per sabato comunque sono autorizzate e oggi si parlava con gli altri, anche per mob sono autorizzati, certo, non bisogna rimanere a materia. Cioè noi comunque lì saremo, li faremo, per cui potremo essere disponibili, se Radio Popolare decide o si decide di fare qualcosa, a fare un collegamento rispetto alla situazione. Per quanto riguarda il resto, non so, oggi in virtù anche della mail arrivata da Firenze, noi continuiamo a dire, caratterizziamo le giornate, a parte la parte virtuale, mailing, rete così, ma dal punto di vista della visibilità arriviamo sempre in ritardo. Cioè, pensare che questa cosa qui possa essere fatta, come si chiama, con dei cartelli così, vabbè, lo fa qualcuno, ma come il famoso 7 novembre sono abbastanza rari. Io mi sto facendo fare un preventivo per dei mezzi manifesti che sarebbero questi qua che ha mandato, come si chiama, oggi Firenze così, con nessun brevetto, blocchi i vaccini Covid, due co colorato così, mezzi manifesti vuol dire 50 per 70, dalle reminiscenze che ho per tutto il materiale che facciamo fare, dovrebbe essere un costo di 1 euro barra 1 euro e mezzo l'uno. Per cui se si decidesse comunque nell'ambito dell'iniziativa, certo non per il 2 che domani, ma per l'11 così, noi lo faremo in piazza Miani, ma di caratterizzare anche dal punto di vista visibile per tutti i giorni che ci dividono da questa roba qui, si potrebbe pensare magari anche a far stampare 50 centri di questi manifesti che potremmo, non so, perlomeno suddividere a Milano così o le iniziative che servono, e comunque un passo in avanti potrebbe anche farsi. Per adesso, poi il comitato dirà altro, queste le due iniziative. Va bene, grazie. Io aggiungerei una cosa che non ho visto in quei manifesti, ma che secondo me è importante, nel senso che può essere quella effettivamente una buona modalità. L'unica cosa è che in quei manifesti manca il No, riferimento anonimi, sì. È manca il riferimento all'ICE, che è la vero. cosa fondamentale. Sì. Cioè, Sì,
Perché allora Possiamo io vedere. mi ripeto su questa cosa che forse ho detto in altre così in altri incontri, ma io ho notato nell'ultimo periodo qualcosa di abbastanza strano che chiaramente io posso aver letto in prima battuta come, vabbè, qualcosa di positivo, nel senso che più realtà, più persone si mobilitano per chiedere appunto di cancellare i brevetti sui vaccini, credo che venga fatto in maniera assolutamente propositiva. Però, insomma, il fatto che ne siano saltate fuori, io ne ho contate almeno 5 di queste raccolte firme, Proposto. soprattutto su Change o altre cose che non hanno nulla a che vedere con l'ICE. Non lo so, ecco, se sono fatte in buona fede, ok, rimane comunque il fatto che chi firma poi crede di aver firmato l'ICE mentre invece non ha firmato l'ICE. Insomma, anche queste mobilitazioni un po' così al di fuori di quelle che possono essere invece mobilitazioni più importanti do che dovrebbero concentrare la raccolta firme, insomma, permettetemi qualche dubbio, ecco, su chi magari può averle inviate. Per cui io credo che qualsiasi iniziativa che venga fatta per la questione dei brevetti deve sempre evidenziare che ci si riferisce all'ICE e soprattutto dire qual è appunto l'indirizzo internet dove poter firmare, perché soltanto lì si può firmare. E per cui appunto quella cosa è secondo me fatta bene perché sono poche parole messe bene in grande, però bisogna anche inserire anche il riferimento appunto al sito internet, se no. Allora, adesso Fulvio, prego. Sì, grazie. Io sarò abbastanza breve perché naturalmente sottolineo quest'ultima cosa che diceva Antonio, di colpire nella giusta direzione. E a proposito di questo, faccio notare come è stato notato come le iniziative che sono state fatte il 20 siano state molto buone, però da queste occorre vedere qual è il messaggio e qual è l'azione che traiamo, perché mi sembra questo un discorso assolutamente fondamentale, considerando che almeno queste iniziative della Regione Lombardia, ci sono anche persone che sono al di fuori della regione e va benissimo, però la Regione Lombardia è sempre più Rita, diciamo così, è assolutamente difficile battere la linea che viene portata avanti. Allora, un'azione, quelle azioni che possiamo fare partono anche dai territori dove siamo presenti. Quindi partirebbero dal fatto di analizzare la situazione della salute e malattia dei servizi sanitari e sociali e quindi che anche nella zona chiedere di modificarli e fare e predisporre le dovute piattaforme e quindi fare le dovute mobilitazioni e lotte. È inutile che noi facciamo tanti discorsi, o meglio, per carità, credo che i discorsi li dobbiamo fare, ma soprattutto poi dobbiamo agire. Dobbiamo lottare, dobbiamo modificare l'attuale situazione presente. Ecco, quindi credo che sia importante stabilire un programma che ogni territorio faccia questa analisi e veda di ottenere, di fare delle piattaforme e di ottenere qualcosa da queste piattaforme. Aggiungo una cosa che può essere utile anche proprio per questo. Per questo scopo. Domani ci sarà l'ultima, no, la penultima riunione del corso sulla salute.
che tratterà dell'epidemiologia e del referto epidemiologico, che è una cosa abbastanza importante, può essere una cosa abbastanza importante per capire qual è la situazione su ciascun territorio. Non è solo una questione di servizi, ma è anche una questione di condizioni di salute, condizioni di vita, condizioni di malattia. E quindi siccome verranno anche date delle nozioni in questo senso, ci sarà un epidemiologo ex Istituto Tumori e ci sarà un altro compagno che in questo caso è di Napoli, che ha individuato questa possibilità del referto epidemiologico, può essere utile per capire come si può fare, come può funzionare. E quindi io direi che questo è una proposta. Poi magari alla fine diremo anche dell'ultima riunione del corso che sarà il 7 più 2, 9, il 9 marzo. Chiuso. Grazie Fulvio. Ecco, la questione del referto epidemiologico penso che possa essere uno dei cuori anche delle nostre proposte. Comunque, appunto, ne discutiamo sia domani che più avanti. Adesso Giovanna Capelli, prego. Giovanna? Gianna Cappelli? Sì, Sì. Mi prego. senti? Sì. Ah, ecco. Allora, volevo dire che parto dalla constatazione molto breve che già hanno detto altri, che secondo me noi la giornata del 20 abbiamo dato, secondo me è stata molto bene. Detto questo, però vuol dire anche che abbiamo iniziato un percorso, perché fare, adesso non mi ricordo più il numero di presidi, no, ma tutti i presidi non sono presidi, diciamo così, non erano presidi solamente di propaganda, no? Ma erano presidi che avevano dietro un lavoro già lungo di approfondimento, di legame, di unificazione di vari comitati, oppure un lavoro iniziale di formazione di coordinamenti provinciali. Cioè noi adesso ci siamo messi in una situazione di grande responsabilità, perché non è che si può fare una cosa così e poi lasciare perdere questo cammino, anche perché a mio parere è l'unico corso da fare per cercare di ottenere il massimo risultato da questa vicenda della legge 23 e quindi di cambiare in senso positivo la sanità lombarda. Quindi io mi sono chiesta in questi giorni come fare, per esempio, a ripetere cose di questo genere, no? Adesso, quindi noi dovremmo darci come obiettivo, fra un mese, no? Di ripetere iniziative di questo genere su obiettivi concordati. E anche mi sono chiesta come legare il problema importantissimo, cioè, che è secondo me molto molto importante, dei vaccini, a questi coordinamenti, a questi pezzi, insomma, di movimento di coordinamenti per il diritto alla salute che in Lombardia hanno cominciato a fare un lavoro organizzato e insieme. Allora io penso che prima di tutto a me andrebbe bene che tutti i coordinamenti, per esempio, scrivessero ai sindaci una lettera per dire appunto che c'è questo problema dei vaccini e che il vaccino dovrebbe essere, che il brevetto sul vaccino dovrebbe, cioè secondo me dovremmo questa campagna che ha una valenza europea e internazionale, che adesso sta andando a mio parere molto bene, non a caso ci saltano su tutti, perché io non ho un'idea, diciamo così, buonista. Quelli che
fanno finta di fare una raccolta di firme e fanno firmare su Change, quando in realtà c'è una cosa molto più importante e con valore, diciamo così, europeo, che è da un'altra parte, io non penso che siano dell'ingenuo. Comunque, adesso la cosa, secondo me, è diventata importantissima. Per esempio, c'è un intervento bellissimo che, se si potesse tradurre in italiano, che dura 3 minuti e mezzo, di una compagna francese, che dice in 4 parole, ma in modo anche appassionato, riassume in modo, come dire, anche molto semplice quello che avrebbe dovuto fare l'Europa. Se si succede, cioè, io l'ho mandato in giro ai miei parenti, che ne ho tanti, non tutti sono particolarmente orientati e soprattutto non si intendono di vaccini, però erano tutti entusiasti, hanno capito e hanno firmato. Quindi noi, il nostro obiettivo è come fare a far firmare quella cosa lì. Ogni coordinamento dovrebbe trovare gli strumenti per diciamo, impegnarsi in questo mese a far firmare questa campagna e a allargare anche in questo senso le sue relazioni. Secondo punto, io ho ricevuto e ho letto il documento del Forum della Salute. Mi sembra un buon documento. Lo vorrei discutere meglio, perché secondo me è importante che qualcuno abbia pensato in questo momento a scrivere in modo organico, insomma, una piattaforma che sia punto di riferimento per eventuale, insomma, leggi della legge 23. Però a me, ho trovato anche che ci sono dei punti che non sono stati detti, quindi vorrei che in un momento, non fra 4 mesi, ma noi discutessimo e magari prendessimo anche un orientamento noi rispetto a cosa quali sono le cose per noi essenziali che nella legge 23 dovrebbero essere incambiate. In particolare, vi dico anche subito quello che a me sembra il punto più debole di quel documento, che è un documento, secondo me, che ha un'ottica molto di medici, no? Cioè, come se il Servizio Sanitario Nazionale fosse fatto solamente dai medici, e ci sono anche altri operatori che costruiscono la complessità di questo sistema sanitario, perché se noi andiamo a proporre sostanzialmente, no, come punto alto di nuova medicina la casa della salute, nella casa della salute non ci sono solamente medici, no, ma c'è il consultorio, quindi praticamente secondo me dovremmo rimpolpare quella parte lì. E poi secondo me non mi è chiaro come noi, non potendo intervenire a livello nazionale sul problema di come si pagano, insomma, la sanità convenzionata, insomma, tramite il DRG, come noi in Lombardia potremmo fare, insomma, invertire la tendenza alla privatizzazione. E questo qui è, secondo me, io capisco che è difficile, però dovremmo farci un pensiero su questa cosa, altrimenti non cambiamo nulla, no? Magari ci sarà più medicina territoriale, però magari sarà medicina territoriale convenzionata con grandi, perché adesso aprono anche, ci sono anche tanti, diciamo così, tanti investimenti della medicina privata nei territori, no? La Delta Medica, la Sant'Agostino, eccetera eccetera, quindi che sono molto veloci nell'aprire. Quindi cerchiamo di trovare un punto di forza e anche di convergenza, per cui noi cioè non andiamo, insomma, al buio, ecco. Basta. Sì, grazie Giovanna. Dunque, Andrea Viani, prego. Poi dopo Germana. Scusami Angelo, sì, scusami. Ho avuto l'account di Germana. Ho avuto, sì, sì, scusami. Va bene, mi fa piacere essere chiamato così. Va bene. Allora, Andrea Viani, prego. Sì, noi abbiamo come coordinamento a Lodigiano
abbiamo riunito il gruppo di lavoro che rappresenta un po' la struttura operativa di studio e programmazione della nostra iniziativa. E abbiamo fatto questa considerazione. L'esperienza del 20 febbraio, oltre ad essere un dato positivo, una cosa assolutamente importante e positiva, indica in modo abbastanza concreto un percorso operativo. Potremmo dire che il fatto che siano messi in rete 13 coordinamenti locali e che abbiano operato una mobilitazione con un intervento davanti alla regione e con i presidi nelle rispettive province, questo fatto è per così dire di fatto, in pratica, concretamente, una forma di lotta che potremmo proprio definire come strumento permanente, strumento di lotta, una forma di lotta per il diritto alla salute. Quindi non semplicemente un evento occasionale, non semplicemente un accadimento legato a un'emergenza particolare o un'occasione particolare come quella del 20 febbraio, ma proprio come una modalità operativa, una modalità di lotta. Anche perché, per l'appunto, i problemi sanitari sono territoriali e contemporaneamente regionali. Pensare, come diceva giustamente Fulvio, di costruire delle piattaforme territoriali sulle condizioni di salute di ogni realtà locale senza connettere queste piattaforme alla dimensione regionale, ovviamente si può fare, intendiamoci, però rimane un elemento limitante, un dato limitante. Quindi i due livelli, quello territoriale e quello regionale, devono essere assolutamente collegati. E per l'esperienza che abbiamo fatto può diventare proprio la forma di lotta da utilizzare. Per esempio, oggi all'ordine del giorno ci sono due questioni urgenti, due emergenze. La faccenda dei vaccini, proprio perché dappertutto ci sono problemi drammatici di tipo organizzativo legati alla disponibilità dei vaccini, eccetera. Quindi questa è un'emergenza importante. Dentro qua si può sfruttare l'attenzione, la necessità che la gente ha di questo problema per sviluppare un intervento specifico, un intervento appunto ICE contro la brevettazione dei vaccini. L'altro elemento, l'altra emergenza è la riforma della legge 23. Quindi noi potremmo fare questo ragionamento. Qual è lo strumento, la forma di lotta per intervenire organicamente su queste due emergenze, sui vaccini e sulla legge 23? Decidere un programma di mobilitazione che integra queste due problematiche. Un programma di mobilitazione usando la forma di lotta del diritto alla salute, ovvero l'esperienza del 20 febbraio. Per intenderci, noi potremmo, anzi, secondo me, questa è l'ipotesi che abbiamo visto nel nostro coordinamento, è in pratica una proposta, possiamo definire un programma di mobilitazione su queste due questioni che occupi il tempo, in particolare il tempo dettato dalla scadenza della legge 23. Entro maggio, in teoria, la regione dovrebbe adeguare la legge sulla base degli indirizzi del governo. In ogni caso, insomma, se non sarà entro maggio, i prossimi 3-4 mesi saranno caratterizzati da questa problematica. Allora, in questi 3-4 mesi è possibile, per l'appunto, costruire un'azione vertenziale che ripeta l'iniziativa del 20 febbraio. Naturalmente in questo caso si possono usare come obiettivi di ciascuna operazione di presidio, ovvero del presidio davanti alla regione e dei presidi territoriali, si possono usare come obiettivi la legge 23 e la questione dei vaccini.
per quanto riguarda la legge 23, individuando per esempio le problematiche centrali, i temi specifici di riforma della legge. I temi, vabbè, per esempio il tema più evidente, più chiaro, più compreso e comprensibile da parte di tutti, credo sia proprio la casa della salute, ovvero il sistema sociosanitario territoriale. Comunque, insomma, si possono individuare tematiche portanti, fondamentali della riforma, riguardanti la riforma, e su queste fissare delle scadenze. Si possono fare 3 o 4 eventi come quello del 20 febbraio, nei quali appunto ciascun evento fissato su un tema specifico, cioè su un contenuto specifico della riforma. Dico 3 o 4 eventi perché chiaramente diventa difficile pensarne di più. Magari si può anche fare qualcosa in più, ma comunque diventa difficile anche per i problemi e le limitazioni che ci sono, pensare di fare più interventi. Però se fosse possibile, tanto meglio. In ogni caso, insomma, per così dire, inquadrare la questione della legge 23 su 3 o 4 punti decisivi e su questi fare una giornata di lotta, usando appunto lo schema del 20 febbraio. Contemporaneamente, dentro a questo argomento, la questione dei vaccini, cioè in pratica ogni mobilitazione, ogni presidio ha due temi: un tema specifico dentro la legge 23 e la campagna contro la brevettazione dei vaccini, la campagna ICE contro la brevettazione dei vaccini. Secondo me noi dobbiamo programmare questo lavoro, cioè dobbiamo dire da adesso a maggio definiamo 3-4 appuntamenti nei quali poniamo queste due questioni. Riguardo alla legge 23, ogni appuntamento tratta un tema specifico dei più importanti della legge, e comunque per ciascuno di questi appuntamenti la campagna ICE contro la brevettazione dei vaccini. Tra l'altro, facendo questo intervento, noi incrociamo delle necessità reali, oggettive, che ci sono nei territori, e al tempo stesso poniamo tutte queste necessità nella prospettiva di una battaglia complessiva, particolarmente sulla legge 23, ma ovviamente anche sulla questione della brevettazione dei vaccini. Io dico che da questa riunione dobbiamo decidere questa iniziativa. Riguardo alla scadenza più immediata, quella dei vaccini, quella dell'11, una cosa che si può fare già utilizzando sempre la rete del 20 febbraio, delle realtà territoriali, dei coordinamenti territoriali del 20 febbraio, si può appunto definire un appello da inviare al governo e da far sottoscrivere. Ovviamente la sottoscrizione può essere individuale, ma sarebbe importantissimo che tutte le varie associazioni che hanno aderito ai coordinamenti territoriali, e eventualmente anche altri, possiamo proporre a tutte le associazioni che territorialmente sono coinvolgibili su questo fronte, di sottoscrivere questo appello. E tra l'altro questa cosa può essere fatta rapidamente, perché può essere fatta da ciascun coordinamento con le realtà già collegate o con realtà che sono immediatamente collegabili, in modo tale che l'appello possa essere sostenuto significativamente, oltre che da firme individuali, anche da associazioni. Ecco, io penso che dobbiamo assolutamente decidere di dotarci di questo programma fino a maggio, e comunque poi immaginare la prospettiva operativa successiva sempre utilizzando questa struttura, questo impianto operativo, questa modalità operativa. Tenete conto per l'appunto che comunque sia, qualsiasi sia il risultato della nostra battaglia rispetto alla legge 23, la legge 23 sarà sostituita da un altro
speriamo la migliore possibile, ma in ogni caso i problemi concreti rimarranno. Ovviamente non basta una determinazione di legge perché determinati contenuti siano oggettivamente applicati. È necessario avere una capacità di controllo e di intervento continua e permanente. E questo cosa significa? Che la forma di lotta del 20 febbraio può essere uno strumento da usare sempre. Cioè, immaginiamo che la legge 23 venga modificata, si ottenga qualche risultato positivo, ma per molte questioni rimangano le condizioni attuali. Questo vuol dire che i problemi che ci sono e che sono già immediatamente rilevabili nei territori ci sono ancora, ci saranno ancora, e le necessità di azioni di lotta e di mobilitazione ci saranno ancora. Di conseguenza noi avremmo, in questo caso, se decidiamo appunto di dare alla pratica dell'esperienza del 20 febbraio la forma di un'azione di lotta per il diritto alla salute, abbiamo uno strumento da usare sempre. Abbiamo uno strumento che da un lato sollecita i territori a sviluppare l'azione di conoscenza e di risposta ai problemi e alle necessità che ci sono. Dall'altro la possibilità di trasformare questa azione territoriale in un'azione generale che preme sul livello regionale, a seconda delle problematiche, può essere comparire anche a quel livello, e contemporaneamente preme a livello locale. E lo fa in modo tale da usare le capacità di mobilitazione e le forze di tutti gli ambiti, quello regionale e quello territoriale. Credo proprio che noi si debba assumere questo orientamento e cominciare a sperimentare questa idea di questa nuova forma di lotta per il diritto alla salute rispetto ai due temi che dicevo prima, e cioè la battaglia contro la legge 23 e la campagna ICE contro la brevettazione dei vaccini. Ho finito. Va bene, grazie Andrea. Allora, adesso Angelo, vi chiedo di, se possibile, rimanere nei 5 minuti, almeno così riusciamo a parlare tutti. Grazie. Prego Angelo. Grazie. Va bene, io sono molto d'accordo con l'impostazione che Andrea Viani ha dato al suo intervento e anche con una serie di osservazioni di Giovanna Capelli. Sono arrivato in ritardo per un'altra riunione, comunque è... Certamente noi dobbiamo saldare in questi mesi questi tre aspetti, le vertenze territoriali, la battaglia per una nuova e diversa legge sanitaria e la battaglia sui vaccini, sui brevetti. E io, oltre ai vaccini e ai brevetti, aggiungerei un altro punto che è una cosa originale che noi, che il gruppo italiano, ha voluto aggiungere alla lettera Draghi. Cioè, noi non chiediamo solo che si faccia la battaglia contro i brevetti, si appoggino le posizioni di India e Sudafrica all'Organizzazione Mondiale del Commercio e la legge europea che dice di sospendere i brevetti e dare la licenza obbligatoria, ma ci abbiamo messo un altro punto, che è un'originalità italiana, che noi chiediamo che il governo si impegni a promuovere un piano per la costituzione di un'azienda pubblica per la produzione, distribuzione, commercializzazione di vaccini, farmaci e dispositivi medici. Perché guardate, noi dobbiamo stare attenti a quello che succede un po' dietro le quinte. La esigenza giusta di tutti di avere i vaccini, perché è vero, l'Unione Europea si è comportata in maniera sbagliata e ha ragione Giovanna a citare l'intervento bellissimo della compagna della GUE su questo, che ha smascherato in 3 minuti la subalternità che i poteri pubblici in Europa e in tutti i paesi dell'Europa hanno mostrato nei confronti delle multinazionali farmaceutiche. Ma l'esigenza di tutti di avere i vaccini e di spingere sul piano della produzione, guardate che può anche essere declinata in un ulteriore supporto alle aziende private. Perché Giorgetti, che non a caso è stato messo al MISE e che quindi governa un po' anche tutti gli aspetti del recovery plan che riguardano anche queste cose, ha detto chiaramente: benissimo, vogliamo fare la produzione? Ottimo, in Italia ci sono tante aziende in Italia,
che hanno le infrastrutture per poter produrre, si fanno dare la licenza nell'ambito di accordi commerciali tra aziende, producono e noi gli diamo degli aiuti, gli diamo del denaro pubblico per poter garantire la produzione. Quindi, come vedete, siamo sempre nel circuito della commercializzazione. Allora, queste tre cose noi le dobbiamo saldare: vertenze territoriali, legge regionale, battaglia sui brevetti, che non è solo sui vaccini, e guardate che c'è spazio, perché tante persone si stanno spostando su questo discorso, che la brevettazione dei farmaci in assoluto è una cosa indegna in termini di salute pubblica ed è anche antieconomica, perché scoraggia la ricerca. In realtà guardate quello che stanno facendo paesi che operano fuori brevetto, vedete Cuba, vedete anche altre produzioni che si stanno sviluppando in India, eccetera. Benissimo, vertenze territoriali, legge regionale. Io sono come forum, noi abbiamo fatto una proposta. La proposta, ci siamo sbilanciati, abbiamo corso il rischio di proporre al dibattito pubblico alcuni punti che noi riteniamo siano importanti per una nuova, non per la riforma della legge 23, ma per una nuova legge sulla sanità in Lombardia. Noi sottoponiamo questa proposta al dibattito pubblico, al dibattito di tutti, per sottrarre questo aspetto delle modifiche legislative a una interazione semplicemente fra gli stati maggiori dei partiti. Noi proponiamo, sicuramente, come Giovanna ha notato, sono cose perfettibili e noi non pretendiamo assolutamente di essere in grado di delineare dei punti su cui ci sia un accordo complessivo. Noi diciamo: benissimo, mettiamoci d'accordo e discutiamo. Diciamo, noi proponiamo dei punti che riteniamo fondamentali, alcuni di questi siamo d'accordo, benissimo, altri non siamo d'accordo, li cambiamo oppure anche li togliamo, però l'importante è che su questo si faccia un dibattito pubblico, e il dibattito pubblico che noi proponiamo verte su alcuni punti rilevanti, che sono per noi: primo, il governo pubblico del servizio sanitario, cioè un servizio sanitario che sia fondato sul governo pubblico; il rapporto pubblico-privato, che deve essere regolamentato e subordinato alla programmazione regionale e territoriale, per cui i privati agiscono nel quadro degli obiettivi di salute che il governo pubblico ha delineato; la sanità territoriale, le cure primarie, gli ospedali, il finanziamento. Su questo noi non chiediamo altro che di aprire un dibattito, e saremo felici se da questo dibattito venga fuori un miglioramento di alcune proposte e un'integrazione migliore di alcuni altri aspetti, tra cui anche quelli che Giovanna ha suggerito. Benissimo, noi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, apriamo questo dibattito a cui ci aspettiamo che tutti possano partecipare, e vogliamo anche che le forze politiche si sottraggano a queste iniziative opache che vengono attualmente fatte, con proposte di legge che sono prodotte da questo, da quello, e non sono discusse. Discutiamo assieme. Poi vedremo che cosa otteniamo e vedremo quello che otteniamo. Ma qualunque cosa otteniamo non sarà comunque un risultato definitivo, ma sarà un passo avanti per future iniziative di lotta che dovremo comunque compiere. Quindi noi proponiamo che in questi mesi, e non sono tanti, perché metà maggio scade il termine che il governo ha dato alla regione. Ci potrà essere qualche proroga? Può darsi. Però intanto il termine è metà maggio. E quindi approfittiamo per mettere sul piatto che cosa noi riteniamo importante in una legge sanitaria per la regione e per i cittadini della Lombardia. E poi su quello vedremo. Su queste cose noi si farà una battaglia. L'ultimo punto che vorrei dire prima di chiudere: c'è un'altra scadenza che noi abbiamo e che dobbiamo considerare. La scadenza è quella delle elezioni amministrative comunali. Ci sono 280 comuni che vanno alle elezioni, che dovrebbero essere in primavera, probabilmente saranno spostate a ottobre. Ci sono anche comuni importanti. C'è Milano, ovviamente, noi lo sappiamo, ma non c'è solo Milano, ci sono Gallarate, Rho, tanti comuni importanti. E noi diciamo che nella battaglia per le elezioni regionali, per le elezioni comunali,
i comuni devono mettere al primo posto quello di riappropriarsi della capacità di intervenire interpretando i bisogni del territorio sulla programmazione dei servizi sociosanitari territoriali e sulla verifica e il controllo di tutti i servizi che ci sono nell'erogare insieme, inclusi quelli privati. E quindi noi dobbiamo fare delle proposte anche a quelle forze politiche che si vogliono presentare alle elezioni comunali con questa parola d'ordine. Ricordiamo che 81 sindaci dell'Alto Milanese, della città metropolitana, hanno chiesto alla regione che in qualunque revisione della legge regionale siano inseriti dei poteri fondanti e vincolanti dei comuni e quindi dei territori e quindi dei cittadini attraverso consulte popolari anche. Questo noi diciamo, diamoci da fare in questi mesi per fare questi dibattiti e queste iniziative, come ha detto Andrea, che tengano assieme questi tre e io direi quattro punti se ci mettiamo quello sui sindaci. Va bene, grazie Angelo. Per quanto riguarda anche le scadenze, ricordo comunque che a parte altre scadenze che magari possiamo inserire, una di quelle più importanti secondo me dovrebbe essere il 7 di aprile, per cui non dimentichiamoci di quella data e secondo me abbiamo ad oggi il tempo effettivamente per organizzare quella data inserendo appunto tutti questi aspetti anche locali, però in un'ottica più generale. Per questo approfitto di questa possibilità di parlare adesso per dire che anche a Giovanna, anche per quel video di cui parlava, se magari ce lo invia sulla mail list oppure mette il link sulla chat, magari possiamo cercare anche di appunto di fare quella traduzione e vedere anche come utilizzare appunto questa altra modalità oltre ai video che già abbiamo relativi appunto Alice Italiano. Adesso lascio la parola a Fabrizio, prego. Allora, ciao a tutte e tutti, e siccome le cose sono tante provo ad andare per punti. Come primo punto do anch'io una visione estremamente positiva dell'iniziativa che abbiamo fatto il 20. Io credo che il coordinamento il 20 abbia ufficializzato la sua struttura organizzata regionale e sono assolutamente dell'idea che iniziative di questo tipo vadano ripetute con cadenza quantomeno mensile. Ora non entro nel merito perché sono d'accordo con quanto è stato detto negli interventi che mi hanno preceduto, ma io sono assolutamente convinto che sia la strada. Abbiamo purtroppo delle problematiche diciamo legate alle restrizioni. Oggi tra l'altro la provincia mia e di Antonio, la provincia di Como, ha avuto un peggioramento e io credo che anche qui bisogna fare una riflessione, perché con la provincia di Brescia, la provincia di Como, una valanga di comuni in provincia di Bergamo che sono nella condizione della cosiddetta zona arancione rafforzata, torniamo con forza al fatto che forse andava messa in zona rossa tutta la Lombardia per un paio di settimane almeno, perché le condizioni sono gravi. In ogni caso ci sono queste restrizioni, abbiamo la rete, abbiamo visto che il concetto di utilizzare la rete per fare questo tipo di iniziative funziona e funziona bene. I presidi sono stati 21 in Lombardia e 4 extra lombardi per quanto riguarda l'iniziativa del 20, quindi credo che assolutamente, e non mi soffermo oltre, ma credo che assolutamente sia un tipo di iniziativa da far crescere e portare avanti. Sono, ripeto, vado per punti, assolutamente d'accordo sulla diffusione dell'intervento della compagna del BUE, e io credo che la cosa a livello tecnico più semplice sia a fare i sottotitoli in italiano, pubblicarlo così com'è con i sottotitoli in italiano in modo tale che possa essere percepito, e io credo che sia un ottimo punto di partenza insieme agli altri materiali che già abbiamo per mettere al centro il tema dei vaccini della ICE, che è il tema secondo me in questo momento insieme a quello della legge 23 centrale,
per quello che deve essere la nostra attività. E vengo alle iniziative. Io credo che tanto il 10 di marzo quanto il 7 di aprile siano due date fondamentali sulle quali dobbiamo concentrarci. Visto che sono ad un mese di distanza l'una dall'altra, sarei per concentrarci prima sull'una e poi sull'altra in maniera possente, oserei dire. E partendo dal 10 di marzo, credo che benissimo l'idea di un appello da far girare, da far sottoscrivere al più alto numero di organizzazioni possibili, nella maniera più larga possibile. E butto lì anche due idee tecniche. Secondo me anche un evento Facebook co-organizzato dal più alto numero di pagine che fanno riferimento a organizzazioni interne al coordinamento, che parte dalla pagina del coordinamento, sia un pezzo importante che secondo me si può fare, con un doodle interno che rilancia alla ICE. E qui vengo alla ICE. Il click day sarà il 7 di aprile, ma nessuno ci impedisce a livello lombardo di lanciarne un altro anche al 10 di marzo, che aumenta sicuramente la diffusione dell'iniziativa. E io credo che alla luce di tutte queste altre raccolte di firme, qui sono d'accordo con Antonio e mi permetto di citare un personaggio politico a me molto distante, Giulio Andreotti, che diceva che a pensare male si fa peccato, ma che spesso, ahimè, si ha ragione. Perché io credo che quando ci siano forze politiche, anche dell'arco della sinistra, che stanno sponsorizzando iniziative su change.org, ignorando il fatto che ce ne sia una cruciale, che è quella che ha la possibilità di portare il tema all'interno di una discussione della Commissione europea, sia un fatto a dir poco grave, e che quindi quella vera e ufficiale vada sponsorizzata in tutti i modi. E qui, da diverse chiacchierate con Antonio al telefono, credo che uno dei mezzi, sono assolutamente d'accordo con quanto ci siamo detti, uno dei mezzi che abbiamo per far capire quale sia quella vera, tra virgolette, per evitare che persone firmano su Change e non firmano quella invece che va firmata, sia quella di ribadire ogni qualvolta ci sia possibile, e qui vengo all'ipotesi che ho lanciato dell'evento su Facebook con il link per firmare, dove lo spieghiamo ancora una volta in grassetto maiuscolo, che l'unica petizione reale è quella che chiede l'inserimento dei documenti, che sia la carta d'identità, che sia il passaporto o che sia, non mi ricordo se anche il codice fiscale, in ogni caso, comunque sia che per avere sottoscritto la ICE bisogna aver inserito il documento. Perché è vero che c'è un anno di tempo, ma le firme da raccogliere sono tante e, ahimè, qua lo dico, la raccolta è molto indietro. Perché se si vanno a vedere le firme, quelle raccolte fino ad oggi sono poche. Io credo che 10 marzo può diventare un click day lombardo, il 7 aprile faremo qualcosa che ragioneremo insieme per dare il nostro contributo al click day nazionale, ma io credo che poi con una certa cadenza anche delle iniziative periodiche che rimettono al centro il tema della ICE, della firma, della sottoscrizione, dell'importanza del vaccino che deve essere per tutte e per tutti, pubblico, libero e gratuito, sia un pezzo importante dell'attività politica che dobbiamo fare. L'altro pezzo, secondo me, fondamentale è quello sulla legge 23, sulla richiesta con forza di cancellazione e riscrittura di quella legge, e io credo che il documento del Forum per il diritto alla salute sia un'ottima base di partenza da discutere, come giustamente diceva Giovanna, emendare, modificare e far sì che si arrivi ad un documento, come è stato detto in diverse delle nostre riunioni, che esce unitariamente con la firma del coordinamento. E abbiamo avuto, ringrazio Angelo e ringrazio il forum per aver scritto questa base, che è un'ottima base di partenza, che discusso e aggiustato può diventare senza se e senza ma una proposta politica reale del coordinamento, che è quello che ci siamo detti da un po', di modifica, appunto, modifica no, di cancellazione e riscrittura di quella che è la legge 23.
Basta, le cose che volevo dire sono queste. Io credo che sia davvero il momento di, visto che ci siamo strutturati, abbiamo fatto anche, tra virgolette, una prova di forza, se vogliamo, rispetto a quella che è l'opinione pubblica sul fatto che il coordinamento c'è, esiste, ha una natura regionale, ce l'ha davvero. E quindi adesso, assolutamente, come sono d'accordo con Giovanna, il cammino è partito, va portato avanti e rafforzato. E io credo che le due date importanti che abbiamo davanti e la prosecuzione del nostro lavoro in questo momento siano assolutamente dei punti da cui partire, e di nuovo la legge 23 sicuramente, per far sì che appunto il lavoro politico e di proposta politica e di allargamento del nosso coordinamento prosegua nella migliore dei modi. Grazie, ho finito. Grazie Fabrizio. Silvana, prego. Sì, allora parto dal fatto che il 20, secondo me, al di là di quello che hanno detto chi mi ha preceduto, ha dimostrato, è andato bene, come sono andate bene le iniziative, eccetera. Però secondo me la cosa importante del 20 è che abbiamo fatto un passo assolutamente rilevante. Medicina Democratica un anno fa circa ormai ha lanciato l'ipotesi, l'idea di fare un collegamento di carattere nazionale. Abbiamo lavorato un po' di tempo a livello nazionale, no? Facevamo le riunioni con tantissime persone, eccetera, eccetera. A un certo punto abbiamo capito che per essere più efficaci, non che quel livello andava abbandonato, ma per essere un po' più efficaci localmente bisognava strutturarsi a livello regionale, cosa che abbiamo fatto e sta dando dei frutti assolutamente importanti. Ma il 20 ci ha detto che il passaggio che abbiamo discusso tante volte, che sembrava quasi impossibile, che nel territorio si potessero formare dei livelli locali, questa cosa invece è venuta fuori. Il 20 è stato proprio, almeno a me, ha dato l'idea plastica che quella cosa che sembrava così difficile di organizzarsi a livello territoriale, invece sul tema della salute è possibile farla e lo abbiamo dimostrato. Come diceva qualcuno, adesso non ricordo, non è che abbiamo fatto delle iniziative sporadiche, dietro a quelle iniziative ci sono dei coordinamenti, ci sono dei nuclei, chi è più consolidato, chi è meno consolidato, però ci sono dei nuclei di lavoro. E io penso che abbia ragione Fulvio, che a partire da questi nuclei bisogna fare un lavoro di analisi dei bisogni locali e continuare a fare azioni sulla base di quelle che sono le necessità locali. Io suggerirei anche un percorso, magari anche breve, di confronto tra i coordinamenti che si sono attivati, anche per rendere più stabile e magari confrontarci anche sulle modalità con cui ognuno di noi lavora e se è possibile, per dire, perché no, uno può prendere dall'altro gruppo esempio di come strutturarsi. Quindi sicuramente, guardate, abbiamo fatto dei passi in avanti giganteschi da un anno a questa parte, abbiamo fatto un lavoro che tiene insieme il nazionale, il regionale e il locale in maniera concreta. Dico che il lavoro locale va stabilizzato, perché noi che stiamo lavorando da un po' di tempo nell'Lodigiano abbiamo dei dati spaventosi. L'altro giorno sul giornale locale è venuto fuori che mancano 4.000 operazioni, sono state rimandate 4.000 operazioni chirurgiche nella nostra rete ospedaliera. Noi siamo un territorio di 220.000 abitanti, quindi un territorio piccolissimo. 4.000 persone che dovevano essere operate e che non sono state operate. A settembre 90.000 persone non hanno potuto avere una prestazione sanitaria che fosse un esame, un controllo, un malato cronico da controllare, eccetera, eccetera. Sono numeri veramente che ci fanno dire che la salute non è più un diritto, nei fatti non lo è. E quindi davvero la stabilizzazione dei coordinamenti
e tramutare l'azione un po' teorica, non so, di costruire piattaforme in azioni concrete, è un passo assolutamente che noi dobbiamo fare. Ma dobbiamo anche allargare, cercare di allargare i coordinamenti. Per quello che ritengo importante l'idea di rifare altre iniziative come le abbiamo fatte il 20 di febbraio, perché queste moltiplicano, secondo me, anche per altri territori la possibilità di costituirsi in azioni. Mi volevo soffermare su una questione che io penso da qui a maggio dobbiamo assolutamente mettere a fuoco e trasformarla dalla fase teorica con cui viene affrontata da tempo sia come Medicina Democratica che come Forum della Salute, ma in altre parti d'Italia con altre organizzazioni. Ma noi la dobbiamo assolutamente aggredire dal punto di vista concreto e poi dell'azione concreta nelle piazze in relazione alla modifica della legge 23, è la questione dei sistemi territoriali. Continuiamo a parlarne, abbiamo delle idee, no? Nel senso che l'altro giorno Medicina Democratica, la Laura Valsecchi ha promosso una discussione sulla Casa della Salute. Mi spiace che non ho potuto, ma l'ho recuperata poi in video. Quindi c'è del materiale di elaborazione. Il Forum della Salute, ha fatto un documento, una proposta di rettifica della legge 23, ha dedicato un capitolo importante sui servizi territoriali. Noi dobbiamo trasformare questo sapere in proposte concrete, ma in proposte concrete che possono essere aggredite, conosciute e diventare materia proprietà del singolo cittadino da rivendicare, perché questa questione della mancanza dei servizi territoriali è il tema principale se noi vogliamo davvero che di fronte a questa pandemia ci salviamo, insomma. Parto dal fatto, due cose velocissime, parto dal fatto che ci sono delle indicazioni ministeriali e delle indicazioni regionali già definite o per legge o per circolari che ti dicono che tu devi avere nel territorio nazionale e nel territorio regionale tutta una serie di servizi di carattere territoriale, i PREST, i POT, il raccordo con i medici di medicina generale, gli infermieri di comunità. Sono tutte cose che noi possiamo rivendicare, alcune sono dei LEA e quindi sono immediatamente richiedibili e anche denunciabili dal punto di vista legale. Altre sono delle questioni che davvero sono scritte sulla carta da anni e che non vengono messe in pratica. Il nostro compito penso che sia nel breve periodo ricomporre delle proposte di servizi territoriali che siano che non dico che siano definitive scritte nella pietra, ma che comunque prendano una forma, insomma, un po' più conoscibile, un po' più aggredibile da parte fuori dagli addetti ai lavori. Le tramutiamo, bisogna tramutarle in parole d'ordine e fare iniziative di piazza prima e di azioni di lotta prima che venga riapprovata la legge 23. Lo dico perché in Regione Lombardia si sta discutendo della riforma della legge 23 e di questa questione dei servizi territoriali non se ne parla o se ne parla molto poco. La Regione Lombardia invece sta molto a cuore il tema ancora dell'ospedale e la visione ospedalocentrica. Noi abbiamo avuto una velina dall'interno della rete ospedaliera che è stata pubblicata sul giornale locale venerdì scorso. In pratica la nostra ASST, che è una ASST che non ha fatto nulla sul piano dei servizi territoriali e stiamo pagando ancora i disastri della centralizzazione in ospedale, ha praticamente un piano da quasi 103 milioni di euro per la ristrutturazione dei 4
dei quattro ospedali lodigiani, senza avere un piano su come vuole riformare la sanità del lodigiano. Abbiamo letto questa velina e praticamente alla ristrutturazione delle camere, la ristrutturazione dei servizi, di alcuni servizi ospedalieri, eccetera, eccetera. Se questa cosa c'è a Lodi, nell'Lodigiano, immagino che siccome questi soldi, 102 milioni per noi, sono una roba veramente fuori da ogni grazia di Dio, nel senso che sono una cifra altissima per il nostro territorio. Immagino che questa cosa stia succedendo anche da altre parti, non sia ancora venuta fuori. Ma cosa voglio dire con questo? Voglio dire che ancora una volta la Regione Lombardia pensa di utilizzare centinaia di milioni per sistemare gli ospedali o per riconfermare la sua visione ospedalocentrica, mentre la pandemia ha messo in evidenza che il problema è tutt'altro. Quindi noi che abbiamo da un anno lavorato sul merito dei servizi territoriali, davvero dobbiamo darci una mossa e trasformare il nostro sapere teorico in un sapere pratico, esperienziale, e trasformarlo in un'iniziativa di lotta prima della scadenza di maggio, insomma. Finito. Sì, grazie Silvana. D'altronde, se si vuole nel caso della salute, mi sa che la cosa deve partire dal basso, come si dice, come è giusto che sia d'altronde, perché se si vuole parlare anche di partecipazione, ci deve essere anche quella. Fausto, prego. Fausto? Fausto Marchesi? Sì. Sì, prego. Scusatemi, ma ho litigato col microfono. Io ho sentito molte considerazioni positive che sono in larga parte condivisibili, perché relativamente alla manifestazione del 20. Però vorrei, cioè, la nostra iniziativa serve soprattutto a superare i problemi che ci sono, non a lucidarci le medaglie che purtroppo non abbiamo ancora. E quindi partiamo dai problemi che abbiamo, invece di dirci che siamo stati bravi. E i problemi che abbiamo sono, ad esempio, il fatto che sotto la Regione Lombardia, a fare il presidio, il 20, c'era, a parte il comitato del quale faccio parte, stasera non c'è nessun altro. Eppure sotto la Regione c'erano almeno altri 6, 7, 8 agglomerati gruppi di compagni e di persone che hanno delle iniziative a Milano e provincia. Allora, non dobbiamo illuderci che questa aggregazione sia stabile. Non è vero. La unità con questi compagni e con queste varie iniziative è tutta da conquistare. Se non passiamo attraverso questa unità, quindi con l'unità di coloro che sono disponibili, che sono stati disponibili il 20 a scendere in piazza e che sono disponibili a lottare per una sanità diversa, cioè se non conquistiamo l'unità di azione con questa area di persone, non concludiamo niente o decisamente poco. Perché queste sono le persone che sono state sensibili. Dobbiamo muoverci in questo senso. Allora, ancora una volta sento parlare di vertenze, come vertenze territoriali, come uno degli elementi di quei tre elementi che sono necessari per andare avanti. Bene, mi fa molto piacere tutto quello che ha detto la compagna Silvana precedentemente, di trasformare tutti questi nostri discorsi e tutte queste nostre attività cerebro-nucleari in messaggi e in mobilitazione concreta che parta dal basso, che parta dalla gente, quindi di rendere comprensibili ai più questi nostri discorsi. Questo è l'elemento fondamentale.
per rendere comprensibile ai più e creare unità tra le persone che sono disposte a mobilitarsi. Allora, per fare queste due cose, e se è vero che vogliamo fare queste vertenze dal basso, allora dobbiamo incominciare a farle. E probabilmente queste vertenze possono diventare lo strumento per creare questa unità. Noi siamo preoccupati del fatto che senza costruire questa unità e senza proporre questi obiettivi concreti da sviscerare nelle varie zone, non si riesca a costruire un movimento che realmente parta dal basso e che possa raggiungere dei risultati positivi, che sicuramente non saranno quelli di, purtroppo, cambiare l'impostazione della sanità lombarda, perché sic stantibus rebus, lì non viene fuori niente, sarebbe chiedere di far uscire il sangue dalle rape. La loro impostazione è sicuramente inattaccabile, perché la loro protervia è massima, però possiamo fare in modo che il numero maggior possibile di persone comprenda questa cosa, comprenda la necessità di un cambiamento e dal basso si muova per ricominciare a cambiare qualcosa. E magari questi cambiamenti possano trovare qualche sbocco anche nelle prossime elezioni. Magari piccoli, per carità, non vogliamo andare chissà dove, però che un numero significativo di persone possa anche in quella prossima occasione avere motivo di cambiamento sarebbe fondamentale. Ora, secondo me, uno dei passaggi è quello di provare a mettere insieme delle piattaforme, partendo dai compagni che ci sono stasera, confrontarle magari tra di noi, delle piattaforme locali, che si aggancino a quegli altri due elementi che sono stati richiamati. Perché le piattaforme locali, il far nascere localmente, il mettere in evidenza ciò che è successo nei nostri territori. Io mi sono messo ad esempio a fare l'elenco degli ospedali che hanno chiuso, degli ospedali che stanno chiudendo, dei poliambulatori che stanno chiudendo, mettendoli di fianco ai poliambulatori privati che hanno aperto nella nostra zona. È impressionante. Questa cosa, facciamola in ogni zona, facciamola girare e partiamo da lì per dire cosa vogliamo dalle zone. Non limitiamoci a dire le case della cura, perché le case della cura, dette così, non vogliono dire niente. Dobbiamo dire cosa intendiamo per casa della cura, spiegarlo bene alla gente. Allora, e questo perché? Perché se riusciamo a fare qualcosa di positivo in questo campo, magari proponendo anche agli altri che sono venuti in piazza con noi il 20 di costruire insieme queste piattaforme, allora magari riusciamo a ricostruire quella unità che si è verificata il 20, che purtroppo non è scontata. Non mettiamoci in testa che quell'unità lì la ricostruiamo facile, che basta ridire troviamoci il 7, l'11, il 10. Non è vero. Allora, dobbiamo costruire una strada per arrivare a quell'unità, per coinvolgere quei compagni, che purtroppo tant'è che non sono qui stasera. Non sarà sufficiente dirgli troviamoci. Allora, rinnovo. Noi stiamo lavorando intorno a questa bozza di piattaforma locale che si innesti sul discorso, che abbia come sbocco il discorso della eliminazione della legge 23, e riscrittura e riorganizzazione della sanità locale e territoriale, riorganizzazione della sanità, no? Però dobbiamo cercare tutti quanti, una piccola banalità, aiutateci a capire zona per zona qual è la nostra controparte, perché se parliamo di vertenze, significa che in ogni zona ognuno deve sapere chi ha dall'altra parte, a chi rivolgere le istanze che mettiamo in piedi. A me sembra che siano le ASST. Vabbè, però vorrei conforto,
da parte di chi ne sa più di me, che conosce più di me questa struttura sanitaria, sono effettivamente le controparti a cui le varie zone devono rivolgere le loro piattaforme? E a livello poi cittadino, regionale, qual è la controparte a cui dobbiamo rivolgerci? Partiamo per costruire le piattaforme locali, per poi dopo, se riusciamo a aggregare un numero significativo di persone, di compagni e di gente, allora per costruire una vertenza. In parallelo, certo, ci sono delle cose che devono andare avanti, perché ci sono delle cose come l'obiettivo, sono completamente d'accordo, come quello dell'ICE, dobbiamo farla andare avanti parallelamente a queste nostre iniziative che partano dal basso. Grazie Fausto. Cristiano, prego. Cristiano? Ok, sì, no, sì, ci sono, okay. Stavo riattivando l'audio. Buonasera a tutte e tutti. Allora, io brevemente sulla iniziativa del 20, secondo me è venuta bene, parlo anche per Como, dove, che è il mio territorio, dove sono andato io. Siamo riusciti anche ad uscire su due testate locali per il nostro movimento, diciamo che è acqua che cola, e tra l'altro abbiamo ricevuto la visita, diciamo casuale, di Zoffili, che tra le tante cazzate che ha detto quando è venuto lì ci dice: io sono fiero della sanità della mia regione, perché siamo un po' trasaliti, gli ho detto se era fiero anche delle migliaia di morti che ci sono state, mi ha detto se non c'era questa sanità ce n'erano il doppio. Vabbè, questi sono quelli con cui abbiamo a che fare. Riguardo alle prossime iniziative, dico poco perché avete già detto tutto voi che mi avete preceduto. Penso, come c'era scritto nella mail, che sia comunque meglio quella di aprile, fare qualcosa anche il 10, visto che il 7 è comunque un mercoledì. Quindi il 10, che è sabato, si riuscirebbe sicuramente a fare qualcosa di più, però ovviamente la situazione è sempre in divenire, perché stasera abbiamo scoperto, per esempio nella mia provincia, che da mercoledì in provincia di Como sarà zona arancione rafforzata, e di conseguenza scuole chiuse. Adesso stasera mi stavo un po' organizzando per le bambine, per le mie figlie, da mercoledì, perché faranno lezioni online. Anche qui un tema che si può porre è: perché tutte le attività sono continuate, perché anche a Como nell'ultimo weekend abbiamo visto scene da movida allucinanti, però le scuole chiudono, anche le scuole elementari chiudono, e anche questo secondo me è un tema che noi dobbiamo porre. Per quanto riguarda l'ICE, anch'io sono assolutamente d'accordo che chi propone cose contrarie, che sono effettivamente contrari alla nostra, perché cercano solamente di portare via firme alle nostre iniziative, quella cosa che è nata su change.org, che non è nata per caso, anche perché chi l'ha fatta nascere sono parlamentari, sono politici della sinistra, sono anche pezzi importanti di organizzazioni, anche sindacali, e quindi non è stata fatta per caso,
Io su questo volevo solo fare una proposta, visto che secondo me è una cosa simile su una raccolta firme che c'è stata è funzionata, che è quella proposta dal sindaco di Stazzema, è stata creata una pagina Facebook. Secondo me questa può essere un'idea di creare una pagina Facebook e mandare l'invito a più persone che possiamo, in modo da ampliare la gamma di persone raggiungibili per questo. Ecco, ho terminato. Grazie. Buona serata. Grazie Cristiano. Allora, Michelino, prego. Sì, ciao a tutti. Allora, intanto ci sono stati alcuni interventi del coordinamento milanese, sono stati utili. Parto però da un punto di vista, insomma, che è comunque il patrimonio del coordinamento. E sul 20, no, sull'iniziativa del 20, c'è questa positività. La criticità che veniva segnalata è una criticità legata al fatto che il coordinamento è stato per l'occasione, ma questo è successo anche il 7 aprile, struttura del coordinamento regionale, perché si è prestato a essere, diciamo, la struttura che insomma teneva un po' lì la situazione. Ora, per essere precisi, ci sono stati anche altri, perché Fabrizio ha dirottato parecchio. Però lì è successo qualcosa che è, secondo me, estremamente positivo sulla piazza di Milano. Veniva segnalata sta roba qui anche negli interventi precedenti, perché sulla piazza di Milano si sono presentati, no, e sono rimasti lì tutto il tempo, perché è stata sotto la regione una piazza veramente importante, situazioni che sono tra l'altro le punte di diamante nelle ultime lotte, per esempio nella logistica e anche da altre parti. E questo nell'interlocuzione che noi abbiamo quando abbiamo sviluppato le lotte al San Paolo e quant'altro, non è una novità, i legami non li avevamo costruiti. Quindi il ragionamento è: noi possiamo andare oltre, però adesso non mi dilungo. È stata una giornata positiva, dobbiamo affrontare su Milano una condizione di come fare un passo avanti. Per esempio, noi discutiamo tanto sulla questione della vertenzialità. E la vertenzialità a Milano, noi siamo un comitato territoriale, non di paese. Noi agiamo nella Milano Sud, che corrisponde a 6 municipalità, che non hanno il potere dei municipi, ma hanno solo i 6 consigli, ma che hanno dei poteri. In più c'è il comune di Milano assente, dove noi nella costruzione della vertenza stiamo individuando sia i soggetti politici, ma anche i soggetti di riferimento su cui in modo mirato la vertenzialità deve svolgersi. Noi per esempio abbiamo questa questione molto diversa, no, da Lodi, dove noi avevamo a bilancio regionale 39 milioni per la ristrutturazione di 2 ospedali. Questa posta a bilancio è stata cassata ed è stata, sono stati cassati praticamente 32 milioni, no? Sono rimasti 6 milioni che sono quelli che appena appena permettono la funzionalità, cioè di non far scorrere l'acqua per i cessi o per i servizi, o, insomma, per non far cadere in testa i plafoni ai ricoverati, no? E per il resto la decisione oggettiva è quella di lasciare andare a maggio, a ramino.
E nel frattempo veniamo a sapere che sono stati stanziati attraverso un progetto la formazione di un polo privato, un nuovo polo privato, il quarto polo privato nella zona che corrisponde a questa zona, no, che è il Galea, un nuovo Galeazzi. Quindi noi abbiamo la potenzialità su Milano, dove dal punto di vista di appetiti, no, sulla città è una roba enorme da questo punto di vista. Allora noi stiamo costruendo questa potenzialità e ci stiamo ponendo dei problemi. Il carattere territoriale, no? Che noi dobbiamo comunque risolvere nel più breve tempo possibile, perché non possiamo, lo faremo ancora il supporto e quant'altro, ma dobbiamo fare un passo avanti. E quindi il carattere territoriale, e per noi il carattere territoriale diventa indispensabile coordinarci sulla città con i comitati che hanno aderito all'iniziativa, non quelli che non sono dentro a questo coordinamento lombardo, con quelli che sono dentro al coordinamento lombardo, a quelli che hanno fatto per esempio la roba davanti all'ospedale di Cinisello. Loro ci sono, quelli di Sesto ci sono, e noi dobbiamo riuscire a capire il perché. Sarà un difetto noto, sarà un difetto loro, loro si chiamano rete, non voglio. Noi dobbiamo sciogliere questi nodi per poter costruire una condizione di normalità nel funzionamento. Un altro elemento del carattere lombardo uno degli elementi unificati alla legge 23, non possiamo farne a meno, no, da questo punto di vista qui, e sulla questione della legge 23 noi dobbiamo costruire la vertenzialità con tutti. E dobbiamo fare supporto, perché siamo abbastanza in grado di capire che è l'elemento centrale su cui dobbiamo tenere insieme tutti. Noi però nella vertenzialità abbiamo identificato una cosa che sono state dette sia dalla compagna di Lodi, no, ma dal compagno del coordinamento che mi ha preceduto, legato ai servizi territoriali privatizzati, a quelli che sono sorti nella zona, a quelli che sono chiusi. E noi da questo punto di vista qui, e credo che sia uno dei punti che vada bene a tutti i comitati, perché noi dobbiamo mettere l'avvertenza, ma anche l'avvertenza regionale, la parola d'ordine della requisizione, non la requisizione, voglio che sia chiaro. La riquisizione del sistema pubblico in rapporto ai dati del Servizio Sanitario Nazionale. La riquisizione, quindi noi dobbiamo saper leggere tutto quanto succede nel territorio e costruire una condizione di questo tipo. Non mi dilungo, sulla vertenzialità c'è il problema delle liste d'attesa e c'è il problema, per esempio, che noi poniamo proprio dentro gli ospedali, perché noi, per esempio, abbiamo questo rapporto anche con alcune organizzazioni sindacali che sono nel coordinamento, sulla questione del vincolo di fedeltà. Per noi questi sono capisaldi da questo punto di vista. Quindi per noi il fatto di identificare, non è che identifichiamo la SST San Paolo e San Carlo, come no, sappiamo che lì c'è la direzione degli ospedalieri, sappiamo che c'è il sindaco di Milano, sappiamo che c'è, dobbiamo continuamente identificare e mirare dove la vertenzialità deve essere mirata. Quindi da questo punto di vista qui noi in questo momento abbiamo anche il problema che nel quartiere Gratosoglio, dove ci chiedono un'assemblea legata alla questione della Casa della Salute. Per esempio, noi chiediamo ai compagni di Medicina Democratica, dentro a questa assemblea, di essere presenti a inventarci la possibilità della Casa della Salute. Poi, adesso chiudo, in modo che rimane problematico, ma
noi siamo d'accordo nel proseguire con le iniziative di lotta. È fondamentale proseguire sull'iniziativa così come è stata fatta il 20, però è bisogna mirarla, e bisogna mirarla su dei contenuti. Ora è chiaro che la situazione generale sul piano pandemico si è fatta complessa, ma dobbiamo comunque trovare il modo per rifare iniziative, per esempio, che può essere o la requisizione del sistema pubblico di carattere, che ha un carattere generale, ma la questione, per esempio, delle liste di attesa. Questo per noi diventa fondamentale. Poi sulla questione dell'iniziativa dei cittadini europei, sulla questione dei vaccini, va identificato un passaggio e in ogni iniziativa va fatta, e se le iniziative hanno questo carattere, che si identificano e hanno bisogno di un carattere generale, noi costruiremo anche noi il nostro percorso. Però è indispensabile, se vogliamo tenere insieme quell'area politica di riferimento, quell'area sociale politica di riferimento che ha risposto all'appello, che se vogliamo fare un passo avanti, noi abbiamo bisogno di riassestarci su una prospettiva di lotta e su una capacità organizzativa. Ho chiuso, scusate. Grazie Michelino. Achille Zasso, prego. Qui si sente? Sì. Si sente? Sì, sì. Ecco, allora dunque io cerco di essere breve e di raccogliere alcune indicazioni che sono venute dal dibattito. Intanto la Lombardia è diventata zona arancione e quindi si è detto è improponibile un'iniziativa pubblica che tra l'altro non sarebbe compresa dalla popolazione e quindi l'iniziativa del 6 è sfumata così come era stata programmata. Allora, ecco, la prima domanda che pongo è questa: siamo sicuri che nessuna iniziativa di carattere pubblico possa essere presa all'interno delle disposizioni che sono state o che verranno emanate? Perché se ci sono degli spazi, io credo che quegli spazi debbano essere tutti ricoperti da noi, per non perdere nessuna occasione, perché ritengo che a noi sia servita, all'iniziativa nostra, al lavoro che facciamo, sia servita molto la giornata del 20. Sia servita più la giornata del 20 con una presenza, con una fisica presenza in piazza dei compagni, delle compagne, più di qualsiasi altra iniziativa di carattere interno, di carattere del convegno, che pure è necessario ed indispensabile. Quindi, ecco, io credo che se ci sono delle possibilità per fare qualcosa alternativo alla tradizionale, pur meritevole, iniziativa online, in remoto per intenderci, se c'è questa possibilità vada utilizzata. L'altra questione, allora, la questione dei vaccini è una questione che sta diventando fondamentale, centrale, direi, e su questa questione noi dovremmo concentrarci. Parlavo oggi con dei pensionati di Ancona, i quali stanno, pensate, come SPI, come sindacato dei pensionati, stanno avvertendo tutti coloro che possono avvertire e sono anziani per informarli, per dar loro disposizioni su come farsi vaccinare.
Ecco, naturalmente è un'iniziativa di carattere informativo, ma ha un effetto, ha un risultato, ha un'importanza, perché ti dà la possibilità di essere in mezzo alla gente, essere presente, quindi di avere una, diciamo, un consenso, una base, che serve poi per obiettivi di carattere fondamentale, come sono quelli che sono stati accennati, e cioè per esempio un consenso su come diciamo trasformare, su come radicalmente modificare la sanità in Lombardia. Perché vedete, anche su questo io dico, io concordo che è naturalmente ringrazio e sono ovviamente molto molto favorevole a progetti, a disegni di legge, a proposte di legge come quella che è stata presentata dal comitato della salute di cui parlava, di cui era presentato. Però ecco, però io vorrei dire, non possiamo, ecco, come già è stato detto da qualcuno, innamorarci forse del disegno e della perfezione della, diciamo, ottima costruzione di un disegno di legge, di una proposta, se poi questa proposta di legge, questo disegno, non ha la possibilità di incidere concretamente e di intaccare una questione fondamentale. Qual è la questione fondamentale? Mi pare che la questione fondamentale è quella del rapporto, che è stato già accennato da altri, pubblico-privato in Lombardia, e non solo in Lombardia, ma particolarmente. Se noi non riusciamo a spostare l'asse da una diciamo deriva totalmente o quasi totalmente privatistica a un andamento delle cose che siano meno privatistiche e che tengano in considerazione e valorizzino il pubblico, se non riusciamo a far questo, se questi non sono i risultati dell'azione che stiamo facendo, eppure meritevolissima, come quella della lotta per la legge 23, se non riusciamo a far questo, diciamo, il risultato finale e concreto e importante non lo raggiungiamo. Ecco, quindi io credo che, allora, sia importante concentrarsi. Per esempio, non sappiamo, non conosciamo quale sia l'andamento della discussione su questa legge 23. I sospetti che le cose non vadano bene sono moltissimi, ma non sappiamo esattamente se riusciamo quantomeno ad incidere, ad intaccare alcuni meccanismi perversi, un vulnus che c'era, è vero, nella dinamica della sanità lombarda, se non riusciamo a intaccarlo e a modificarlo. Oppure se ci sono invece avvisaglie per cui una modifica, un cambiamento in positivo c'è. Questo è importante capire. Perché altrimenti fondamentale, io ritengo, che sia l'iniziativa, come è stato detto da tanti, l'iniziativa di parte. Per cui, per esempio, iniziative come i tamponi fatti dalle brigate o il tentativo di una riattivazione, di una individuazione e di una riattivazione di presidi pubblici che sono stati dismessi o che verranno dismessi, o altre iniziative ancora su questo terreno, sono fondamentali, perché sostengono, sorreggono, appoggiano un'iniziativa che è a livello, che si svolge a livello istituzionale, di rapporti fra forze che trattano appunto sulla legge 23, che discutono una modifica della legge 23, una radicale trasformazione della legge 23. Dal basso è importantissimo sostenere e facilitare e incrementare queste iniziative, che sono appunto tante, possono essere tante.
alcune sono state fatte, sono state come ecco, per esempio, quando io penso che, se ho capito bene, che l'iniziativa che verrà fatta, è vero, in Piazza Miani, dalla brigata l'8 marzo per i tamponi, quando penso che, come ho capito, come credo di aver capito, che questa iniziativa è appoggiata dall'AMPI, dalle sezioni dell'AMPI della zona. Hai capito bene. Ecco, questo è un fatto che mi rincuora, che mi dà fiducia, perché capisco che un'iniziativa nostra ha prese di massa, basi di massa. Così dovremmo fare anche per le altre cose. Altrimenti rischiamo di essere isolati, chiusi in un nostro mondo che appunto non ha o ha scarsi collegamenti con la realtà effettiva del paese, con la società. Come è importante un appoggio se viene da Radio Popolare, determinante, perché sappiamo che Radio Popolare arriva negli strati più diciamo, meno conosciuti, più diciamo reconditi di questa nostra società. E quindi, ecco, su queste cose credo che sia importante stabilire, come ha detto qualcuno, un programma, ripetere le iniziative del Venti, tante iniziative del Venti, come tante iniziative di base, come quelle cui ho accennato, ma non solo ovviamente, i tamponi, l'individuazione della ricerca, i presidi, per contrastare le dismissioni dei servizi delle sedi sanitarie pubbliche o per contrastare l'apertura, se possibile, di sedi private nuove, che sono sorte numerosissime in questi tempi. Ecco, io credo che siano cose fondamentali queste. E cioè, siamo in un percorso in divenire, in fieri, è vero, un risultato è stato raggiunto con le cose che ci sono ottenute, ma bisogna continuare su quella linea e incrementare e potenziare queste iniziative e queste cose che sono state fatte e a cui ho brevemente accennato. Infine, finisco. Infine, il documento del Forum della Salute che è stato presentato e di cui si è parlato. Che possibilità concreta ha di essere preso in considerazione? Non dico accolto, non mi illudo che venga accolto, è vero, dagli indirizzi di questa giunta regionale, ma che possa incidere, in che misura? Sappiamo che livello di impatto possiamo avere relativamente a questo documento? Qual è il punto? Qual è l'impatto che dovremmo cercare di avere? L'impatto è che dobbiamo riuscire a spostare, ecco, l'asse da una sanità che è privata, privatizzata, a una sanità che lo è meno, che è pubblica, possibile, che è totalmente pubblica, sulla quale naturalmente, ecco, noi, della quale, che, per la quale noi naturalmente ci impegniamo e che auspichiamo. E quindi, ecco, se c'è questa possibilità, è questa possibilità sicuramente, dalla misura in cui riusciamo a impegnarci sulle cose che ho brevemente detto, se c'è questa possibilità, impegnarci in quella direzione. Pensate che, ecco, tornando all'argomento e finisco, con cui ho iniziato, si è detto non è possibile fare iniziative pubbliche, perché siamo nella zona arancione, perché sappiamo perché. Pensate però che, per esempio, il patto d'azione lavoratori combattiti che hanno partecipato, tra l'altro, il 20, sotto, non solo sotto la sede della Regione Lombardia, ma anche sotto l'ospedale Bassini, cercherà di organizzare per l'8 marzo una presenza, oltre che davanti alle alcune fabbriche, e lì se ne occupa soprattutto il mercato, lo farà anche possibilmente in Piazza Duomo. Domani c'è una riunione che ci dovrebbe discutere anche questa cosa. Ecco, io queste cose volevo dire. E dire che se ci sono dei risultati e un'unità che è stata ottenuta e raggiunta in questi tempi, in questi ultimi frangenti,
quest'unità deve essere mantenuta e incrementata, potenziata, nel modo che ho cercato di dire, aumentando la presenza. Ecco, e so che è difficile, so che una cosa è parlare e una cosa è fare. Esiste un abisso tra una cosa e l'altra. Tuttavia, questa è la strada che credo dobbiamo continuare a, e non scambiare, finisco davvero, non scambiare il mezzo con il fine, o il fine con il mezzo. No? E cioè, a noi interessa certamente un progetto, una proposta di sanità pubblica che sia radicalmente una proposta di sanità legge 23 che sia radicalmente contraria a quello che vuol fare la Giunta e anche il governo. Anche il governo. Sappiamo che c'è una copertura del governo su questa cosa. Ma ci interessa, oltre che da avere lo strumento, vedere che sanità concretamente riusciamo a ottenere. Se cioè riusciamo a spostare qualcosa dei rapporti di forza che esistono in questa da questo punto di vista sciagurata regione tra pubblico e privato, oppure se queste possibilità non ci sono. Io ho finito così. Grazie. Sergio, prego. Grazie. Salve. Allora, a Mantova noi ci eravamo organizzati anche per essere presenti in 6 sull'appello di Radio, ma visto che è stata rimandata, noi avremo la presenza in piazza l'8 marzo, perché non una di meno aveva già prenotato la piazza e le compagne si stanno attrezzando per poter fare in modo che ci sia la più ampia raccolta di firme possibile. L'11 faremo la nostra presenza con striscioni e con volantini. Cercheremo di attirare ai nostri banchi, soprattutto tutti i lavoratori che sono in qualche modo legati alla sanità. Teniamo conto poi che tra breve a Suzzara scadrà l'accordo in essere col privato e noi vorremmo che l'ospedale Poma riacquisisse al pubblico questo ospedale. È un'operazione difficile, quasi impossibile, però ci impegneremo a fondo per vedere di riuscire ad ottenere qualche risultato anche in questo settore. Per questo chiediamo a tutti i compagni presenti di darci una mano fornendoci tutte le informazioni possibili sulle leggi che regolano gli accordi fra privati e strutture pubbliche. Bene, io credo che con questo noi abbiamo finito. Grazie. Va bene, grazie Sergio. Dunque, adesso Francesca, prego. Eccomi qua. Sì, anche se non mi vedete, sì, si vede. Mi sentite. Comunque, adesso mi vedete. Sì. Sì, niente, io come sapete sono la segretaria della funzione pubblica CGIL di Lodi, nonché componente del Comitato per la Salute dell'Udigiano. E sottopongo anche in questo contesto una questione che avevo già portato più volte in contesti simili. Qualcuno mi sentirà ripetere, insomma, cose che ho già detto, ma ritengo che siano importanti e sono comunque legate alle questioni della spesa per la salute.
e riguardano in modo particolare i soccorritori, che sono stati protagonisti di questa pandemia, fortemente coinvolti, sono coloro che hanno accompagnato i nostri malati negli ospedali. Areu ha internalizzato il servizio di automedica e questo comporterà la perdita del lavoro da parte di alcuni soccorritori che operano nella Bassa Lodigiana, proprio quelli che nella prima ondata sono stati chiamati eroi. Ora, rispetto a questa situazione che ha un carattere più prettamente sindacale, noi con Areu stiamo valutando una serie di soluzioni, sono stati emessi altri bandi, quindi probabilmente per questi lavoratori ci saranno altre possibilità. Certo, possibilità che diciamo comporteranno anche periodi di precarietà e di reinserimento lavorativo, però diciamo contiamo insieme ad Areu di trovare delle soluzioni alternative. Altra questione che ha invece una rilevanza più generale è quella delle ambulanze, perché sempre Areu nel bando che entrerà in vigore fra circa un mese ha disposto nell'assegnazione delle varie postazioni alle varie croci presenti sul territorio, ha disposto che i 2/3 delle ambulanze che verranno assegnate alle diverse croci sul territorio lombardo avranno degli organici ridotti, ovvero non più 3 operatori, attualmente sono 2 operatori più un autista, insomma, che fa anche da operatore, ma 2. Questo comporterà dei grossissimi problemi in termini di qualità del soccorso, perché significa difficoltà innanzitutto per i lavoratori che dovranno eseguire operazioni di movimentazione che non sono improvvisate, seguono dei protocolli specifici, nonché devono essere in regola con quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008. Quindi comporterà dei problemi in termini di sicurezza degli operatori, ma soprattutto dei pazienti, perché in molti casi vi sono situazioni nelle quali 2 persone assolutamente non bastano. Basti pensare al caso degli infartuati. Ora Areu risponde dicendo: ma noi mettiamo comunque più ambulanze e se per caso 2 persone non dovessero bastare, queste 2 persone possono chiamare altre ambulanze. Vi rendete conto da soli come questa cosa mette in rischio la vita di chi deve essere soccorso tempestivamente, perché significa perdere tempo attendendo un'ulteriore ambulanza. Areu dice: nel momento in cui viene raccolta la telefonata di chi ha bisogno dell'ambulanza, noi siamo in grado di capire se la persona può essere soccorsa con 2 o con 3. Questo purtroppo non è sempre vero, perché chi chiama è in uno stato di agitazione, di preoccupazione, di ansia, tale per cui non sempre dà le indicazioni corrette per capire se quella persona può essere soccorsa da 2 o 3 persone. Comunque è un problema che riguarda veramente tutti, perché a tutti può capitare di aver bisogno di essere soccorsi e abbiamo tutti la necessità, insomma, di essere sicuri che il soccorso sia prestato in maniera opportuna, ma soprattutto perché questa scelta va ancora nella direzione dei tagli dei costi della sanità. E questa è una cosa che non possiamo assolutamente accettare. Poi ci sarebbe tutto un discorso da fare sul mondo delle croci, che non è un mondo così limpido, è fatto di sfruttamenti, è fatto di lavoratori che sono costretti a prestare anche ore di lavoro come volontari, è fatto di situazioni grigie che devono essere approfondite. Questo è un compito che spetta a noi sindacalisti e che spetta ai lavoratori che intendono essere coperti e sindacalizzati, insomma. Però ecco, dal punto di vista dell'assistenza sanitaria mi sembrava opportuno portare ancora una volta questo problema alla conoscenza di tutti. Grazie, anzi penso sia importante ricordarlo per poi evidenziarlo, inserirlo anche all'interno appunto di queste piattaforme che credo debbano prendere in considerazione anche e soprattutto questo aspetto, perché non è certo da poco, soprattutto dopo quello che è successo. Carlo, prego.
Io parlo a nome del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, che comprende Gallarate, Busto Arsizio, Saronno. Noi abbiamo fatto un presidio all'ospedale di Saronno il giorno 20, eravamo oltre 200 persone con una buona partecipazione di una folta delegazione, delle lavoratrici del reparto rianimazione e del blocco operatorio. Questa è stata una cosa molto positiva che è servita a entrambi, sia ai cittadini che ai lavoratori, alle lavoratrici stesse, ai lavoratori stessi dell'ospedale di Saronno, in difesa dell'ospedale contro il processo di smantellamento che in modo strisciante è in corso. E questo è stato una, ci permette di dire non solo la valutazione positiva per la nostra iniziativa, ma anche per l'iniziativa che si è svolta in tutta la regione, da quello che abbiamo potuto verificare anche guardando successivamente i video della diretta e tutte queste, queste cose qui. Noi logicamente ci stiamo muovendo sul territorio non solo in difesa degli ospedali, ma anche per quanto riguarda la, le proposte sulla sanità territoriale. Logicamente quando parliamo di strutture territoriali parliamo di strutture pubbliche. In questo senso stiamo facendo una mappatura delle, delle strutture pubbliche e private che ci sono sul territorio e di come le seconde stiano sostituendo le prime e portiamo avanti, le, si stanno articolando e concretizzando sempre di più le proposte per quanto riguarda la casa della salute, che logicamente la visione che abbiamo noi non è la visione delle strutture privatistiche che ci, o quantomeno piene di integrazioni con il privato che, si, che stanno avvenendo in diverse parti del territorio nazionale. Un'altra questione che voglio ricordare è che la rete per, contro la commercializzazione, la rete europea contro la commercializzazione della salute e la, contro la privatizzazione della sanità e dell'assistenza sociale ha lanciato per l'1 e 2 di marzo e il 10 e 11 di marzo un tweet storm in, diciamo, per sostenere le richieste fatte dall'India e dal Sudafrica per la moratoria sul, sui brevetti e che quindi proprio stamattina è arrivata dalla rete europea una mail in inglese e in francese dove ci sono delle indicazioni pratiche per partecipare a questa iniziativa che si sta svolgendo a livello europeo e penso che sarebbe il caso che venisse mandata alla rete Dico 32 tradotta in italiano in modo che anche se già l'uno è passato ma il 2, il 10 e l'11 si possa in qualche modo partecipare e articolare anche questo, questa forma di pressione a livello europeo. Per quanto riguarda il documento che ha presentato il forum, io direi che sarebbe il caso di fare un'iniziativa specifica sulle proposte, legandole anche al lavoro che aveva già fatto Medicina Democratica attraverso il documento che aveva preparato Fulvio Aurora a suo tempo per quanto riguarda le proposte di una alternativa alla riforma sanitaria, quindi non solo sul territorio della Lombardia, quindi in alternativa alla legge 23, ma anche più in generale per quanto riguarda tutto il territorio nazionale. In questo senso sarebbe opportuno anche arrivare a breve a un coordinamento nazionale, io dico 32, per vedere appunto le iniziative da articolare a breve e in funzione anche della mobilitazione che ci sarà il 10, il 7 di aprile, vediamo poi sul campo che cosa sarà possibile concretizzare, che passa attraverso appunto anche la, l'articolazione sui territori
di queste piattaforme che si stanno comunque in qualche modo sviluppando, o questi momenti di coordinamento che si stanno sviluppando sui territori, cercando di unire gli aspetti che riguardano la difesa degli ospedali e gli aspetti che riguardano la necessità di ricostruire un tessuto, una rete di strutture diciamo pubbliche territoriali che permettano di intervenire in modo tempestivo fin da subito laddove questo è possibile, anche sulla questione della pandemia, che comunque attraverso le varianti continua a avere fiato e terreno su cui poter marciare in senso negativo. Poi vediamo che comunque la Regione Lombardia, ma non solo, ma anche il Governo nazionale stanno agendo per far entrare dalla finestra sempre in modo più sfacciato le strutture private. Questo riguarda anche per la questione delle vaccinazioni, ma riguarda anche il tentativo di rilanciare attraverso partiti che compongono l'attuale compagine governativa il Bertolaso come proposta di sostituzione. Poi vabbè, arriva l'esercito e ce lo ritroviamo addirittura nelle strutture che dovrebbero essere strutture di protezione civile dovrebbero vedere un coinvolgimento e una partecipazione dei cittadini e non solo delle strutture delle forze armate. Poi per quanto riguarda il 10 di aprile, se ci fossero le condizioni, sarebbe necessario, secondo me, come è stato fatto a giugno, un'iniziativa in Piazza Duomo, anche con un impatto scenico sia che riguardi i distanziamenti, ma anche per esempio portando a simbolo delle persone che non ci sono più, che sono morte per il Covid, delle scarpe di uomo, di donna usate da mettere allineate in piazza, cercando di dare un impatto come avviene per quanto riguarda il 25 novembre con le scarpette rosse o con le panchine rosse. C'è un impatto anche visivo che dia un segnale di forte protesta, ma anche di presenza degli assenti che sono scomparsi. Penso di terminare in questo senso. Quindi il problema è, cercando di non contrapporre con la storia che non ci deve essere una visione ospedalocentrica, il problema ospedali, strutture territoriali, ma cercando di trovare per la salute pubblica, la salute dei cittadini, la soluzione migliore e che sia tutto pubblico, perché tanto lo paghiamo già noi con i nostri soldi, anche quello che oggi viene detto privato e non fa altro che rimpinguare le tasche di quelli che oggi utilizzano anche l'allarme che c'è e che in parte è reale, perché essendo un ex paziente Covid posso parlare anche direttamente. Ci troviamo invece a essere rimasti isolati nelle case senza quella che era la struttura pubblica territoriale che ci poteva assistere. Grazie Carlo. Allora, per quanto riguarda il tweet storm, cerco di tradurre la cosa e farla arrivare domani. Non so se si riuscirà a utilizzarla già domani, ma comunque per il 10 e l'11 senza dubbio possiamo organizzarci in maniera più precisa. E appunto questo era una delle iniziative che si voleva ricordare. Bene, adesso ho gli ultimi due interventi, Adriano e Angelo da Monza. Prego Adriano. Buonasera, mi riferisco all'intervento di Francesca Di Bella perché ho fatto il volontario sulla Croce Bianca per diversi anni, ora sono fuori uso, mi hanno sparcato per limiti di età.
L'eventualità molto ricorrente di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio prescrive la presenza di due operatori nel vano dell'ambulanza, perché ci sono delle manovre da fare che implicano un avvicendamento e si tratta di massimo 4 minuti per recuperare il paziente che altrimenti si perde in modo irreversibile. Quindi io non so, ma mi sembra quasi di una gravità inaudita. Quindi credo che qui la questione non verta proprio sulla salvaguardia minima della salute e di coloro che si rivolgono e devono accedere ai servizi pubblici. Perché la rianimazione non si fa soltanto nell'ambiente del paziente, ma si deve poter continuare a fare durante il tragitto in ambulanza con o senza le sirene. Le sirene si attivano solo quando la REU o almeno le prescrive. E con questo non aggiungo nulla. Di Bella ha detto quelle delle cose, io vi dico quelle che ho sperimentato fino a un anno fa. La seconda cosa, non so se avete visto le notizie oggi della presa di posizione di Bertolaso, che mi sembra inaudita. Bertolaso prevede che si faccia una valutazione di tipo produttivistico e quindi a parità si vaccinino con appena finiti gli ottantenni o gli ultra ottantenni, e non si capisce bene quando, si proceda poi rispetto a coloro che assicurano attività produttive. Quindi si introduce un sistema di selezione quasi d'eutanasia, per cui quelli che sono ancora validi e possono lavorare, diamoci dentro perché ci servono. Gli altri in condizioni intermedie possono anche pazientare, tanto stiano a casa. Espressamente quello che è scritto nell'Eco di Bergamo, gli altri anziani possono stare a casa. Mi sembra qualcosa sulla quale ci sia una non superficiale, è un comportamento criminale, il terzo in ordine di tempo. Il primo è stato Toti, se qualcuno di voi se lo ricorda, la seconda era Moratti e questo il terzetto è formato. Queste cose vanno denunciate, ma vanno denunciate anche con attività esterne. Io domani cercherò di capire se in zona arancione si può fare volantinaggio, perché queste riunioni qui vanno bene per quelli che sanno che sono un pochino provveduti e che non si stancano a parteciparvi, ma noi dobbiamo raggiungere molta più gente. In 2 ore davanti all'ospedale di Monza il giorno 20 ne avevo distribuito circa 500-600 volantini ed era un sabato mattina, quindi non certo un giorno e un orario in cui c'era affluenza di gente. Quelli che si erano presentati erano stati chiamati per fare le vaccinazioni. Seconda, qui non esiste nessun piano che preveda il coinvolgimento dei potenziali candidati alle vaccinazioni. Non c'è un'anagrafe che sia stata predisposta, non c'è un coinvolgimento per ottenere l'espressione di un'adesione preliminare, programmatica alle vaccinazioni. Quindi noi abbiamo a Monza un problema ulteriore che è dato dal rapporto con l'ospedale che sta per diventare istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, la questione degli accorpamenti e scorpori dell'ASST con quelli di Desio, con gli ospedali di struttura di Desio, Carate, Vimercate e Lecco. Credo che su questo dovremmo essere abbastanza precisi, operativi e intervenire con energia e con tempi ravvicinati. Non possiamo fare, credo, un dibattito interno. Io la prima volta che intervengo, che partecipo e quindi intervengo, però questa è la necessità che desidero esprimervi. Non lo so, mi sembra che forse dovremmo vedere anche l'altra questione dei medici di base che non vengono sostituiti, che sono nominati in precarietà quando lo sono
e sono in corso i nomine di medici di base che non hanno completato il corso prescritto per l'intervento di medicina di base. Quindi vengono immessi preventivamente, ma con precarietà, perché hanno un incarico che, se va bene, di un anno, con possibilità di rinnovo per un secondo anno, ma con buona pace per il rapporto di fiducia che si deve intrattenere con i pazienti. Alcune questioncelle brevi, perché non desidero farla lunga, l'ora è tarda. Grazie. 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 E dunque, finiamo con Angelo da Monza, prego. Sì, sì, alcune cose le ha anche anticipate Adriano. No, velocemente, ovviamente anche noi del coordinamento Monte Brianza siamo soddisfatti, molto soddisfatti, sia della nostra recente costituzione del comitato e sia della positiva riuscita dei nostri due presidi del 20 di febbraio a San Gerardo di Monza e ad Esio. Peccato non avere insistito anche per un terzo presidio in Vimercate. Positiva perché abbiamo avuto un buon ritorno sulla stampa locale, abbiamo ricostruito proprio anche durante lo stesso presidio dei rapporti con associazioni e singoli e abbiamo anche costruito dei rapporti diretti con i giornali e le pagine locali. Siamo d'accordo sulla massima pubblicizzazione della raccolta di firme europee no profit on pandemic, perché è una battaglia importante su un problema molto caldo e sentito. Ci piace la lettera idea dei sindaci e delle associazioni. Bene anche l'idea di utilizzare il video di Manon Aubry, ma ne ho anche visti con Garattini e Ciotti. Possiamo anche ipotizzare, butto lì questa proposta, possiamo anche ipotizzare, chiedo a tutti voi, anche ad una diretta Facebook solo ed esclusivamente su questo specifico tema, non so, una diretta Facebook lanciata dal coordinamento lombardo e poi condivisa da tutte le altre pagine dei coordinamenti o da singoli. E nient'altro, siamo un coordinamento molto giovane che si sta costruendo piano piano e per ora la nostra preoccupazione prima è quella di andare a costruirci, cercare di districarci nella massa di informazioni immane che ci arriva e quella di fare un pochino una fotografia di quello che è il capitolo della sanità lombarda, noi siamo proprio alle basi, e di quello che sarà la ST Brianza. E mercoledì abbiamo su questo specifico tema una riunione del nostro coordinamento e l'intenzione nostra è quella di farlo con un'iniziativa Facebook, perché questo è quello che ci è concesso, andando sia a cercare nelle competenze del nostro coordinamento, che abbiamo scoperto esserci, ma ovviamente anche chiedendolo umilmente anche a voi un aiuto, ecco. E nient'altro, grazie. Grazie. Dunque, allora... Se non c'è nessuno che interviene più, volevo dire un paio di cose brevissime. Sì, due minuti, grazie. No, così. Riguardo alle obiezioni sulle difficoltà che ci sono nei singoli coordinamenti, eccetera, è assolutamente ovvio che noi siamo complessivamente in ritardo rispetto alle problematiche in campo. Però adesso ci sono due questioni emergenti. Una è la legge 23, l'altra è la questione dei vaccini. Ce ne sono altre di questioni importanti localmente, molte sono state anche qui sottolineate, ma noi dobbiamo mettere in campo un'azione adeguata al livello dello scontro che c'è. Cioè, la legge 23 raccoglie di fatto tutte le problematiche particolari che ci sono in tutti i territori. Quindi se impostiamo un lavoro di impianto e non semplicemente ci affidiamo alle problematiche particolari, possiamo andare avanti. Cioè, per intenderci, ci sono coordinamenti che sono appena nati,
altre che ci sono da tempo e hanno problemi di collegamento con altre realtà, con pratiche sulla sanità che non sono coinvolte nel coordinamento e nell'attività complessiva. Altre ancora che invece sono pienamente coinvolte. Alcuni hanno già delle piattaforme territoriali. Non possiamo però pensare in funzione delle singole situazioni. Dobbiamo dire: esiste un indirizzo che è in grado di trascinare tutti gli altri. La legge 23 lo è, è questa problematica qua generale che raccoglie tutte le particolarità. Se da adesso a maggio noi facciamo 2, 3, 4 iniziative con la logica che abbiamo utilizzato nella manifestazione, nella iniziativa del 20 di febbraio, e per ciascuna di queste individuiamo una tematica che comincia a dare delle risposte, a dare anche delle indicazioni emergenziali territoriali, se facciamo questo lavoro diamo una prospettiva all'attività. Non è che automaticamente tutte le pratiche in campo diranno evviva, c'è il coordinamento, mettiamoci lì. Però intanto quelle che abbiamo collegato, che tra l'altro stanno sviluppando le piattaforme territoriali eccetera, stanno affrontando i singoli specifici problemi. La compagna Francesca affrontava la questione di Areu, che è un problema che noi a Lodi abbiamo cominciato ad affrontare, che fa parte della nostra piattaforma. Cioè, se però appunto è però un pezzo del discorso della legge 23. Tra l'altro, l'altro tema, quello dei vaccini, è assolutamente di prim'ordine. Per cui se diamo un'indicazione operativa e forniamo un'indicazione di lotta, per esempio appunto ripetere l'esperienza tipo quella del 20 di settembre su temi di prim'ordine, cioè tutta la problematica territoriale, per esempio, la problematica degli ospedali. Noi abbiamo una situazione disastrosa degli ospedali nel nostro territorio, ma credo che più o meno la questione si riproponga dappertutto. La questione degli ospedali è un pezzo decisivo della legge 23. Quindi, diciamo, l'agenda della nostra lotta non può essere dettata dalla maggiore o minore difficoltà di ciascuno, ma è dettata dalle necessità. Le necessità immediate, e mi pare chiarissima sta cosa, sono emerse negli interventi che sono stati fatti, la questione della legge 23 e tutti gli addentellati relativi. Tra l'altro, affrontando questo problema si possono costruire delle vertenze a partire dalle emergenze particolari, collegandole poi appunto alla legge 23. Quindi io tra l'altro ho scritto una proposta operativa molto elementare, l'ho mandata al coordinatore, perché secondo me dobbiamo agire in modo programmatico. E siccome abbiamo visto che la realizzazione di una rete di presidi, l'utilizzo di una rete di presidi e di mobilitazione funziona, utilizziamo questo strumento e diamoci un programma che ci permetta appunto di portare la questione legge 23, la questione dei vaccini al più ampio livello possibile, ciascuno con le proprie possibilità, con gli spazi che ha e magari collegandovi delle vertenze particolari. Se no, la prossima volta ci ritroviamo a dire quali sono le difficoltà che abbiamo e non facciamo tesoro di una pratica che ci ha indicato l'evidenza della possibilità di agire assieme su un'unica questione, su un unico obiettivo, e in questo caso sviluppando questa pratica su un obiettivo più generale che quello della legge 23, su quello dei vaccini, facciamo un passo in più. E poi tutto il resto andrà avanti dopo, anche perché se riusciamo a stabilizzare la struttura dei coordinamenti, e si stabilizza solo se ripetiamo la pratica che abbiamo realizzato il 20 di febbraio, se non riusciamo a stabilizzare questa roba qua, ognuno poi si muoverà sempre sulle logiche particolari, sulle situazioni immediate, sulle sue particolari difficoltà. Ho finito. Sì, allora grazie Andrea che ha praticamente anticipato quello che volevo anch'io dire come diciamo così elemento finale prima di chiudere. Appunto la questione della stabilizzazione dei contatti con le altre realtà
che come appunto qualcuno ricordava non sono presenti questa sera, è ovvio che prende il via da delle iniziative che poi dobbiamo chiaramente mettere in campo. Abbiamo già detto che per quanto riguarda il breve periodo, senza dubbio la primissima scadenza, tra l'altro vicinissima, è quella del 10 e 11 di marzo. Siccome ci sarà questa riunione organizzativa anche a livello nazionale il 3, vi farò avere appunto, diciamo così, degli elementi anche relativi a quella riunione, in modo tale che si possa definire immediatamente, già dal 4, come ci possiamo muovere da quel punto di vista. C'è la questione chiaramente delle iniziative di presenza o di altra natura. Io francamente, data la situazione, le iniziative di presenza le vedo abbastanza difficili, se non quasi impossibili, mi ripeto, per ciò che possono indicare, sia dal punto di vista sanitario per le persone che ci partecipano, sia anche per quello che può essere inteso all'esterno. E poi anche per la difficoltà, perché una iniziativa di presenza può anche essere prevista per il 10, cioè questa cosa qui fortunatamente non ci è ancora stata impedita. La questione è che però un'iniziativa di quel genere per quell'argomento che verrà discusso il 10 deve essere un'iniziativa importante, e io non credo che ci sia né il tempo e neanche le condizioni, ripeto, reali per poterlo organizzare. Ed è per quello che io personalmente propongo di verificare un'altra via, almeno per quanto riguarda il 10 di marzo. È chiaro che tutto ciò che invece concerne il 7 o 10 aprile, io credo che sarebbe meglio a questo punto spostare chiaramente le iniziative del 7 aprile sulla data del 10, perché è un sabato, in quel caso probabilmente le cose saranno differenti, ed è ovvio che lì abbiamo anche il tempo per cercare di organizzare davvero qualcosa di grosso e di importante. Per cui io credo che già queste due iniziative bisogna chiaramente mettere sul calendario e vedere subito come organizzarle. La questione del Twitter Storm, che è stata lanciata anche a livello europeo, credo che sia importante portarla anche qui in Italia, in modo tale da fare appunto un filo rosso un po' appunto che vada al di là anche di quelle che sono i limiti dello Stato italiano, diciamo, ma che sia proprio una risposta almeno europea. Per quanto riguarda invece la questione nostra lombarda, che è appunto, come si diceva, uno degli elementi più importanti, che comunque deve essere ribadito anche in tutte le iniziative, che è la questione della legge 23, io penso che il documento del forum abbia senza dubbio pone delle questioni che devono essere anche discusse al nostro interno. Io penso che appunto secondo me dobbiamo cercare di fare un incontro ancora fra di noi per discutere esclusivamente di quella questione, però credo di essere assolutamente d'accordo con quello che dice Angelo, cioè l'elemento fondamentale è che il dibattito esca all'esterno, perché attualmente tutta questa cosa francamente sta andando avanti, viene discussa all'interno così delle stanze segrete della regione, e non si sa francamente
di che cosa stanno discutendo e soprattutto se si manterrà o meno quel limite di fine maggio. Ecco, io credo che uno degli aspetti che noi dobbiamo sottolineare bene è il fatto che erano stati dati 120 giorni e 120 giorni devono essere, cioè non possono andare ancora più in là rispetto a quelli che erano stati i tempi, tra l'altro definiti a livello ministeriale. Per cui credo che questo debba essere uno degli argomenti fondamentali che dobbiamo sempre riportare. Dopodiché è ovvio che le questioni devono essere portate all'esterno, perché soltanto cercando di far entrare il dibattito diciamo nella popolazione reale, in quel caso forse si può anche cercare di modificare un po' anche il tipo di mobilitazione in generale a livello territoriale. Poi certo può esserci anche in parte la questione relativa alle realtà locali, e queste realtà locali chiaramente possono utilizzare parte di questi argomenti per delle vertenze locali, ovviamente poi cercandole di legare con quello che effettivamente sono i problemi vissuti a livello locale. Per cui io, se per voi può andare bene, farei così. Cerco di farvi avere un report anche per quello che riguarda la riunione dell'ICE nazionale il giorno 4, a questo punto, perché vediamo cosa verrà fuori il 3, dopodiché il 4 vediamo se riusciamo a diciamo impostare il lavoro. Dato che la cosa deve essere fatta per il 10 e l'11, sarebbe magari opportuno, io credo, fare una piccolissima riunione almeno il giorno 8, che è lunedì, se non addirittura il venerdì 5, appunto per vedere di organizzarci in maniera più diretta, anche per capire che cosa è possibile organizzare, sia che sia soltanto appunto di ordine non fisico, per cui appunto vedere di lanciare questa idea del tweetstorm e organizzarci fra di noi, e poi cercare di riprendere appunto i contatti anche con chi è venuto nelle iniziative del 20 e appunto stasera, per vari motivi, non lo so, comunque non era presente. Se per voi va bene, facciamo così. Non so se il 5 oppure l'8 può essere una data da utilizzare. Meglio il 5. Meglio il 5. Meglio il 5. Meglio il 5. Allora, facciamo così. Io il 4 vi invio quelle informazioni che ho, e a questo punto ci risentiamo il 5 per vedere appunto che cosa mettere in piedi per le giornate del 10 e dell'11. Scusa Antonio, un problema. Sì. Secondo me è estremamente importante che noi possiamo diffondere la lettera Draghi. Certo. Ecco, sì. Essere predisposta con una lista, non dico completa, certo, ma almeno di associazioni che già sappiamo che la sottoscrivono, e noi la diffondiamo. Certo. Parlare anche mercoledì alla riunione
sulla comunicazione che c'è nel pomeriggio. Non ho capito, scusa. Ne possiamo, volendo, parlare mercoledì alle 4 certo. meno un quarto, la riunione sulla comunicazione. Possiamo parlarne lì, magari io ci sarò e vedremo di parlarne, però è importante che noi possiamo... No, assolutamente, sì, sono d'accordo, certo. Quello è uno degli elementi che possiamo utilizzare per iniziative anche del 10 e l'11, che comunque in questo caso può partire prima. Con alcune associazioni certo. solamente, non è un problema. Certo, certo. Va bene. Allora facciamo così. Voglio ricordare che l'8 marzo ci sono iniziative che hanno anche una valenza di salute sanitaria. Certo, pensiamo certo. solo al fatto che il Consiglio regionale ha respinto la proposta di legge di iniziativa popolare per il completamento e il sostegno all'aborto e alla salute della donna. Quindi sì, sì, ecco. Chiaro che l'8 secondo me non va assolutamente ipoticato con altro. Che l'8 marzo è stata vietata dall'autorità, insomma, la manifestazione e lo sciopero. Volevo sapere che è arrivato mezz'ora fa, tre quarti d'ora fa. Quindi hanno vietato lo sciopero dell'8 marzo indetto dalle donne. In ogni caso, comunque, a maggior ragione per quanto riguarda la questione dell'8 marzo, sarebbe bene vederci il 5 in modo tale da definire meglio tutti questi aspetti che appunto abbiamo ricordato proprio in questi ultimi secondi. Noi a Monza stiamo impostando una manifestazione online. Ecco, ok. Va bene. Per cui diciamo che se il 5 riusciamo tra tutti a recuperare le varie appunto le varie notizie relativamente alla lettera, alla questione dell'8 marzo e anche appunto per quanto riguarda le altre iniziative che prendono anche i livelli sia nazionale che europeo, almeno possiamo diciamo essere più pratici e vedere di definire che cosa fare almeno a partire dal giorno 8. Non è che per forza dobbiamo non è che per forza dobbiamo pensare solo al 10, ecco. E a questo punto ci lasciamo, che perché sono 10 minuti a mezzanotte, e ci vediamo a questo punto il 5. Buonanotte. Bene, buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte a tutti, grazie. Ciao. 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 Ciao.